Al ritorno da un lungo viaggio, durato magari qualche settimana, riprendere ad allenarsi potrebbe non essere così semplice come ci si immagina, soprattutto se avete fatto un viaggio oltreoceano e state subendo un po' gli effetti del jet lag e di quella che viene chiamata sindrome da fuso orario, di cui ho parlato in un video precedente, vi lascio il link in descrizione. Io sono Valentina, vivo in Inghilterra e sono una sport therapist. Mi occupo di recupero infortuni e di attività fisica preventiva e adattata. E nel video di oggi vorrei darvi qualche consiglio su come riprendere ad allenarvi dopo un lungo viaggio, senza sottoporre il corpo a uno stress eccessivo e al rischio infortuni. Cominciamo! Dopo 2 o 3 settimane di vacanza, che non vi siete allenati, che vi siete solo riposati, proprio una di quelle vacanze relax dove ci si mette sulla spiaggia e non si vuole fare assolutamente nulla, dovete mettere in conto che i livelli di forza non sono gli stessi di quando siete partiti. Pertanto non è consigliabile tornare ad allenarsi con gli stessi carichi e alla stessa intensità che utilizzavate nel periodo pre-partenza. Inoltre, se state subendo gli effetti del jet lag, quindi senso di stanchezza e di spossatezza, dovete mettere in conto che questi sono fattori di rischio. Pertanto che cosa facciamo? Non ci alleniamo? Volendo dare un consiglio generale, non potendo valutare ogni singola persona che sta guardando questo video, il mio consiglio è quello di una ripresa graduale. Se vi sentite stanchi, spossati, con le gambe molli, è presto per una sessione in palestra completa, quindi è meglio ricominciare con attività più leggere, a basso impatto, come può essere una camminata veloce all'aperto, yoga, Pilates, e solo quando iniziate a sentirvi un pochino più energici, cominciare effettivamente con la prima sessione in palestra. Questa sessione però non sarà una sessione allenante, diciamo che sarà una sessione di riadattamento. Per esempio, se nel programma precedente, quindi prima di partire per le vacanze, facevate una cosa del genere, in quello nuovo dovrete apportare alcune modifiche. Potete sempre tenere gli stessi esercizi che facevate prima, ma dovete cambiare l'intensità, i carichi e il volume di allenamento. Quindi potrebbe diventare una cosa del genere. Come vedete, gli esercizi sono gli stessi, ma i carichi sono minori e anche il volume è inferiore, di conseguenza anche l'intensità andrà a diminuire. Questo perché l'organismo ha bisogno di tempo per riadattare muscoli e articolazioni al movimento, ma anche per riprendere confidenza con determinati movimenti. Questo perché? Perché per 2 o 3 settimane, o magari più, non avete eseguito determinati esercizi. E in un esercizio come lo squat, che è un esercizio multiarticolare, appena lo riprendete potreste sentirvi piuttosto legati. Non che non riuscite a farlo, però lo sentite che è diverso, che avete una percezione diversa del vostro corpo e del movimento e anche della gestione del carico. Quindi dovete dare tempo all'organismo per riabituarsi. Inoltre non possiamo dimenticare il sistema nervoso, che ha un ruolo importantissimo nell'allenamento, come abbiamo visto in video precedenti dove vi ho parlato dei motoneuroni e le unità motorie. Pertanto anch'esso ha bisogno di tempo per riabituarsi all'allenamento. La difficoltà della prima settimana di allenamento dipenderà dal vostro stato di fitness in quel momento. Più tempo avete passato in viaggio, più tempo ci vorrà per tornare agli stessi livelli di forza e di performance che avevate pre-partenza. Bisogna inoltre considerare che dopo la prima sessione di allenamento potrebbero verificarsi 2 scenari. Scenario 1: andate in palestra. Sentite il potere delle endorfine che vi assale, il corpo si riattiva, siete energici, benissimo, fate la seconda sessione, vi sentite ancora bene, magari aumentate anche un cicinino i carichi e aumentate un po' il volume, tutto a posto. Terza sessione, a parte un po' di dolori muscolari, DOMS, è tutto ok. La settimana successiva siete pronti per riprendere con il vostro allenamento. Certo, magari aspetterei prima di provare i massimali, magari ancora qualche settimana. Però siete pronti, avete recuperato. Questo scenario in genere si verifica in persone che si allenano da anni con costanza, 3-4 volte a settimana, il loro corpo ormai è abituato e quindi recupera velocemente.
Oppure capita in persone che hanno una buona genetica che permette al loro organismo di adattarsi velocemente agli stimoli. Scenario 2. Fate la prima sessione di allenamento, ma lo sentite che c'è qualcosa che non va, siete ancora stanchi, il morale a terra, volete, ma non lo so, ecco, non lo so, ve lo dico io, no, meglio di no. Meglio prendersi altri 2 o 3 giorni per recuperare e quando poi vi sentite più energici, allora potete riprendere. Questo scenario in genere si verifica in persone o che hanno iniziato ad allenarsi da poco, seppur con costanza, ma magari sono solo 6 mesi che hanno iniziato ad allenarsi, o persone che pur allenandosi da tanto tempo, però non sono costanti e non essendo costanti il corpo non ha appunto questa costanza nell'allenamento, quindi non è abituato ad avere sempre lo stesso stimolo settimana per settimana. Anche se la voglia di tornare ad allenarsi è tanta, quando si torna da un lungo viaggio, la cosa più importante da fare è ascoltare il proprio corpo e non avere la foga di dover tornare in palestra ad allenarsi perché se non torno subito chissà cosa succede. Tranquilli, non succede niente, perché dopo 2 o 3 settimane di vacanza, aspettare qualche giorno in più non cambia molto. Piuttosto, è meglio aspettare questi 2 o 3 giorni in più che non forzare il corpo a fare qualcosa per cui non è pronto. Perché anche se la vostra mente vi dice sì, vai e fai, il corpo non è pronto. E se non è pronto, il rischio infortuni è davvero alto. E di conseguenza, se vi fate male perché ricominciate ad allenarvi troppo presto, poi ha voglia tempo che dovete aspettare prima di riprendere davvero con gli allenamenti. Magari dovete aspettare altre 3-4 settimane e non sarete ancora al 100%. Poi lì dipende dall'infortunio, ovviamente. Però noi questo non lo vogliamo, non ci piace. Pertanto, occhio e buon allenamento a tutti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao Italia!